Sono Giovanna De Luca, presidente dell'associazione Onlus, la casa di Alessandra, che si occupa di prevenzione del disagio giovanile. Siamo qui stasera nella cornice di Villa Bruno, nella biblioteca comunale di Villa Bruno, per il momento conclusivo della 7ª edizione del concorso nazionale di poesia Alessandra Cosentini, Il senso della vita. Che dire, la casa di Alessandra, questo è uno dei momenti associativi, perché la casa di Alessandra è anche teatro, è musica, è solidarietà, è volontariato, è diritti civili, per cui facciamo tantissime cose. In particolare il premio poesia Alessandra Cosentini, Il senso della vita, nasce proprio nella speranza che la memoria di questa ragazza, di Alessandra, si rinnovi nella crescita di questi ragazzi, perché fare in modo che la sua morte non sia stata una fine, ma un inizio di un qualcosa che vada oltre quella che è la quotidianità e le piccole tragedie quotidiane che molte volte, dalle quali ci lasciamo prendere. La serata è stata comunque, c'è stata un'altissima partecipazione di poesie provenienti da tutta Italia, perché il premio è nazionale, e gli elaborati delle scuole superiori sono stati circa 700, gli elaborati giunti per le scuole medie sono stati circa 500, per cui una grandissima partecipazione di ragazzi. Questo proprio che ci dà modo di capire come molte volte attraverso i media passi la parte peggiore dei ragazzi, perché purtroppo non si fa rumore con queste cose, e io invece ci tengo molto che questi ragazzi abbiano il giusto spazio. E qui con me abbiamo i due vincitori, i due primi posti di questa 7ª edizione di Alessandra, Il senso della vita: Serena Pagano per la sezione scuole medie della scuola Marconi di San Giorgio a Cremano, e Ilaria Cantone del liceo scientifico Carlo Urbani. Posso passare la parola a loro per avere un piccolo commento a caldo. Passo prima Ilaria Cantone. La casa di Alessandra è una bellissima associazione, e infatti a me è piaciuto moltissimo partecipare a questo concorso, anche perché la professoressa ci ha sempre incitato a partecipare non solo alla casa di Alessandra, ma anche al teatro che organizzano, oppure Suonando per Alessandra. A me è piaciuto, come ha organizzato la manifestazione, mi è piaciuto molto veramente. Diamo la parola alla vincitrice della sezione scuole medie, Serena Pagano. Sì, allora non sono del liceo, quindi per me comunque è una nuova esperienza, però comunque è stato molto emozionante, perché venendo dalle medie è un qualcosa di più grande di me, però comunque posso dire che è stata un'emozione veramente molto grande, perché poi quando ti trovi lì dietro non ti aspetti che ti chiamino, poi quando dicono il tuo nome ti senti molto preso dalla situazione, e quindi comunque è stata una bella esperienza, molto forte. Cercarti.
sfoglio le pagine di un libro, vedo lettere, parole, frasi. Sfoglio le pagine della vita, vedo sogni, speranze, amori. Sfoglio le pagine della tua vita, vedo nero, nero, e il chiosso mi ha macchiato le tue pagine. Nero, il dolore della tragedia. Nere sono le lacrime di chi ti conosce. Nero è il cuore di chi ti ha amato. Giro la pagina e vedo nero. Sfoglio le pagine con frenesia, ruvide e aride sotto le mani. Continuo a girare, il colore non cambia. Mi fermo, chiudo il libro, lo riapro. Qualcosa è cambiato. Vedo il castano dei tuoi occhi, l'oro dei tuoi capelli. Vedo i colori della vita che cantano in cuore. Ma il nero c'è, nella foresta inesplorata della mente, nelle profondità del lago dell'anima. Il mio cuore piange, lacrime nere. Thank you.
Buonasera, sono Camilla, una dei tanti ragazzi che fanno parte della casa di Alessandra. Sono in compagnia dei miei amici, anche se non tutti, e credo di poter parlare a nome di tutti quando dico che sono grata di questa associazione e sono contenta perché mi ha aiutato a credere di più nei miei sogni e soprattutto in me stessa. Ringrazio Giovanna e tutti coloro che fanno parte dell'associazione perché mi danno l'opportunità ogni giorno di poter esprimere tutta me stessa.